Natyashnatastu yogosti nachaikantam anashnatam nachati svapna shilasya jagrato naivacharjuna. Nessuno può diventare uno yogi o Arjuna se mangia troppo o troppo poco, se dorme troppo o troppo poco. Nel 1969, a febbraio, Srila Prabhupada stava spiegando questo verso a Los Angeles e inizia con un sorriso, no? Allora dice, sembra che siano parole un po' fuori luogo, no? Però per praticare lo yoga occorre un corpo fisico, il corpo che abbiamo, no? Allora se questo corpo non è trattato in maniera appropriata, dice, se uno mangia troppo o troppo poco, se uno dorme troppo o troppo poco, come fa a praticare lo yoga? Uno che si siede a praticare lo yoga è affamato, che cosa merita? È ovvio. O una persona che non ha dormito a sufficienza, chiaramente si addormentano. Quindi come fa a praticare lo yoga? Quindi sono delle affermazioni di Krishna molto pratiche, molto dirette, no? Semplici. Allora, questo capitolo parla dello yoga, quindi della pratica dello yoga. Allora, alla fine del capitolo Krishna dirà che yoginam api sarvesham yagatena antaratmana, dice, no? Che il vero yogi è colui che dedica tutta la vita a me, yagatena antaratmana, che fa di me lo scopo dell'esistenza. Quindi praticamente sembra quasi che parla dello yoga per poi dire che non serve a niente, perché anche Arjuna dirà dopo che controllare la mente è molto difficile, perché che significa praticare lo yoga? Naya sanyasta sankalpo yogi bhavati kaschana, dice, no? All'inizio di questo verso, di questo capitolo, dice, lo yoga significa regolare i sensi, significa fare dell'austerità, fare delle rinunce. Senza praticare rinuncia uno non è uno yoga, non è uno yogi. Questo dicono yokanta viddi pandava, dice, sappilo, o figlio di Pandu, i ti praur, tutte le grandi persone, le persone che sanno, dicono che yoga significa regolare i sensi, quindi regolare l'esistenza. Qui si parla di regolare il mangiare e dormire, no? Allora, lo yoga, anche se, dicevo, sembra che Krishna fa una carrellata così come per dire che poi non è la cosa più importante, no? In realtà yoga è una cosa fondamentale, è una cosa molto importante, perché yoga significa camminare verso l'incontro, significa riunirsi a Dio. Questo è il vero senso dello yoga, no? Quindi senza praticare lo yoga, senza riunirsi a Dio, la vita è inutile. In questa lezione Srila Prabhupada faceva l'esempio del dito staccato dal corpo, dalla mano. Un dito scollegato dal corpo non ha nessun senso, no? Fa proprio l'esempio e dice, un dito collegato alla mano, proprio dice, vale milioni di dollari. Scollegato dalla mano non vale niente. Una foglia staccata da un albero, che valore ha? Però quando è nell'albero, quando è attaccata all'albero, la sua funzione è molto importante. Quindi anche se svolge un'attività molto umile, però per gli esseri viventi, soprattutto gli umani, è molto importante la presenza delle foglie. Però hanno valore se sono attaccate all'albero. Quindi questo yoga significa che l'essere vivente deve ricollegarsi al Signore Supremo. Mama Ivanso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Krishna, decimo capitolo della Bhagavad Gita, il verso 2, quota questo verso che dice, ogni essere vivente, ogni particella è eternamente collegato con me. Mama Ivanso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Usa questa parola Sanatana, che significa eternamente collegato con me. Allora, la nostra esistenza ha un valore quando noi siamo ricollegati al Signore Supremo. Questo è il senso dello yoga, no? Allora, in questo senso lo yoga è molto importante, non è una cosa qualsiasi. Quindi non è un discorso che si fa per passare a altro, no? Allora, per praticare lo yoga è necessario controllare la mente. Allora, vedete che questo è il discorso centrale. In questo verso Krishna dice, Mama Ivanso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, Manasastanindriyani,
Prakriti istani karshati. Siccome ogni parola che Krishna dice non è inutile, è molto profonda, dice che l'anima, che è mia particella, quando scende in questa esistenza materiale, dice Prakriti istani, stando in questo mondo materiale, questo jivaloke, questo mondo di condizionamento dell'anima, dice karshati. Quindi lottano, e la parola karshati non è una lotta qualsiasi, è una lotta molto difficile, è una lotta molto dura, è la lotta di un dito staccato dalla mano. Quando è staccato dalla mano è una lotta assurda, non ha nessun senso, è una sofferenza per il proprietario del dito e per il dito stesso, è una grande sofferenza. Così l'anima che è staccata da Dio soffre in questa esistenza condizionata. Prakritistani karshati, ha voglia la gente a organizzarsi per rendere la vita piacevole, per rendere la vita bella? Non è possibile, perché da un momento all'altro una persona si ammala, e senza ragione, da un momento all'altro una persona muore, è la condizione in cui tutti si trovano, tutti ci troviamo in questa esistenza materiale. Stani karshati, è una lotta, quindi l'anima lotta contro l'energia materiale che la opprime. Dice manasastanindriyani prakritistani karshati, no? Quindi i sensi, dice manasastano, manasasta significa la mente, il sesto. E che cos'è la mente, il sesto? È il sesto senso. La mente è quella che è supposta a controllare gli altri sensi. Quindi la pratica dello yoga significa rinuncia, significa regolare. Qui si parla di regolare il mangiare e dormire, no? Guardate che parole che usa Krishna, no? Come sono figurative, come sono interessanti. Dice na-ati, quindi non essere un elefante. Na-ati, ashna-ashnatas, ashna-ashnami, come dice io mangio, no? Mangiare, non mangiare come un elefante. E quando Srila Prabhupada dice ognuno deve mangiare la quota, no? E ishavasya midan sarvam yakinchaja katyam jagat. Tena tyaktena bungita. Shri Goranitai ki jai, Shri Radharamanji ki jai, Giriraj Govardhan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Allora, la Shri Upanishad, che è un libro molto semplice, quando è uscito questo libro, quando i devoti lo stavano traducendo, lo stavano preparando, Srila Prabhupada disse, preparatelo molto bene e distribuitelo in massa, perché la gente deve leggere queste istruzioni così pratiche, che sono così utili alla vita, no? Allora, il secondo mantra, primo mantra dopo l'invocazione, Ishavasyam idan sarvam yakincha jagatyan jagat tena taktena bungita, dice, accontentati con quello che ti viene dato. Tena taktena bungita. Magridaka sia svidanam. Non desiderare il bene degli altri. Magridaka sia svidanam. Le ricchezze, i danari, i possedimenti degli altri. Non cercare e quello che appartiene a te, accontentati di quello che ti viene dato. Allora qui dice mangiare troppo o troppo poco, no? Dormire troppo o troppo poco. Quindi ognuno deve trovare gradualmente una quota per praticare lo yoga. Non sono affermazioni superficiali, è molto importante, perché per il controllo dei sensi, per il controllo della mente, regolare le attività è fondamentale. Infatti quando finisce la descrizione dello yoga, allora Arjuna dirà a Krishna, Chanchalai mana Krishna, dice la mente è molto instabile, Pramati Balavadritam, no? Che parola che usa? Pramati significa matta, pramatta, e dice molto matta, pramatta, non solo pramati, non solo matta, ma pramatta, è particolarmente matta la mente, Balavad, è molto tosta, è molto forte, Dritam, ostinata, e dice Vaio riva su Duskaram, dice Arjuna, è impossibile controllare la mente, è più difficile controllare il vento. Chi può controllare il vento? Quando il vento spazza via, soffia potente, trasporta i pianeti. Lo dice Bhismadeva quando parla con Maharaj Yudhisthira, e dice la volontà del Signore Supremo, che causa sofferenza a tutti gli esseri viventi, è come l'aria che soffia e fa galleggiare i pianeti. Guardate che scienza che leggiamo dello Srimad Bhagavatam, i pianeti galleggiano nell'aria, e dice la provvidenza, la sua volontà è potente come l'aria. E Arjuna dice nella Bhagavad Gita, Vayoriva Sudhuskaram, è più forte del vento la mente.
La mente è più potente, la nostra mente è più forte del vento che mantiene i pianeti. Allora, cosa risponde Krishna Arjuna? È vero. Asanchaya Mahabhao Manodur Nigrancharam. È vero, è molto difficile. Però gli dice, abbia sena tu kaunteya, vai regena chagriyate. Dice, abbia sena, se tu regoli le tue attività, regolando le tue attività, e vai la ghiena e distaccandoti con il distacco riuscirai a controllare la mente. Allora vedete che qui questo fatto di mangiare non troppo poco, non mangiare troppo, non dormire troppo, troppo poco è molto significativo. Quindi regolando queste attività una persona gradualmente riesce a praticare lo yoga. Però Srila Prabhupada dice qui a metà del commento, no? Dice, una persona cosciente di Krishna, scusate, perciò solo una persona cosciente di Krishna può raggiungere la perfezione della pratica dello yoga. Però anche soltanto regolando i sensi, regolando la nostra vita, quindi diventando regolati nel dormire, nel mangiare, quindi andare a dormire a tempo debito, perché è tutto completamente naturale quello che viene spiegato nella Bhagavad Gita, è completamente scientifico. Qui si parla di alimentazione, si parla di non mangiare la carne, no? Che la carne è un alimento infetto, è un alimento malsano, non è infetto perché è pieno di microbi, perché è stantio o cose del genere, è infetto anche quando è fresco, perché non è l'alimento naturale per il corpo umano. Ogni essere vivente ha la sua alimentazione. Il corpo umano, Krishna dice nella Bhagavad Gita, annat bhavanti bhutani, parjanyat anasambhava. Dice che il corpo umano deve essere mantenuto attraverso i cereali, annat bhavanti bhutani. Quindi il corpo umano è fatto per essere mantenuto dai cereali. Anche se uno mangia la carne, perché ci sono quattro denti per mangiare la carne, tra i 36 denti ce ne sono quattro che uno può usare per mangiare la carne, incisivi, perché Krishna sapeva e qualcuno voleva farlo, quindi ha dato questa piccola possibilità, ma va contro natura, e anche coloro che mangiano la carne in realtà si nutrono di cereali, perché gli animali che mangiano crescono con i cereali. Quindi la vita, annat bhavanti bhutani, la vita di ogni essere su questo pianeta Terra dipende dai cereali. È per questo che la carne è infetta. Non è infetta nel senso che non è naturale, nel senso che contamina, nel senso che inquina, nel senso che rovina la nostra salute, fisica e mentale soprattutto. E ovviamente spirituale, perché si va contro le leggi della natura, si va contro Dio. Quindi una vita fatta in questa maniera, noi questi discorsi dovremmo farli a tutti, alla televisione, alla radio, la gente deve sentire questi discorsi, deve sentire la Bhagavad Gita, la parola di Krishna, la parola di Dio. Noi dobbiamo essere convinti, essere seri, essere pratici. Srila Prabhupada diceva, dovete predicare in maniera scientifica e logica. Lui ripeteva queste due parole, no? Fede significa scienza e logica, non esiste la fede cieca. Krishna dice, analizzami attentamente e adorami con la tua intelligenza. Quindi non si parla di adorare Dio ciecamente, si parla di adorare Dio con mente sveglia, buddhi yoga, quindi con intelligenza. Domani celebriamo la scomparsa di Srila Jiva Goswami, il più grande Vaishnava studioso, il più grande acharya, il più grande studioso scrittore della letteratura Vaishnava dei giorni nostri che comprendiamo, che conosciamo. Quindi ha scritto centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di versi, e scriveva in una maniera diretta, immediata, senza correggere mai. Scriveva e le pagine nemmeno si asciugavano, c'era un assistente accanto, un suo discepolo, i discepoli che giravano le pagine e dovevano mettere la pagina nuova perché l'inchiostro non si era ancora asciugato, no? E mai correggeva una virgola di quello che scriveva, perché era la penna di Dio, perché il devoto scrive ascoltando da Krishna, è un filo diretto, quindi ascoltando quello che Dio ha da dire, quindi scrive direttamente. Quindi Jiva Goswami era il più grande Vaishnava, il più grande filosofo, il più grande scienziato, altro che gli scienziati di oggi, scienziato dell'autorealizzazione. Allora uno deve compiere, praticare la coscienza di Krishna in questa maniera, con conoscenza, con cognizione,
Quindi coscienza di Krishna significa, Srila Prabhupada diceva, scienza e logica. E diceva a una persona sciocca, potete parlare di fede. A un bambino, quando una persona è infantile, allora si fanno i miracoli. Si parlano di parabole e si fanno i miracoli. Non che Gesù fosse un bambinaio. Gesù è un autentico acharya, è un potente rappresentante del Signore, senza ombra di dubbio. Però era costretto a parlare con le parabole, a fare i miracoli, perché la platea che aveva davanti non riusciva a capire i discorsi filosofici. Però quando le persone sono pronte, Srila Prabhupada dice parlare con scienza e con logica. Quindi la Bhagavad Gita si basa su questa scienza e questa logica. Allora, uno non può controllare i sensi, controllare la mente, se non sviluppa la coscienza di Krishna, di cui parla Srila Prabhupada in questo commento. Allora, questa pratica, Abhyasena Tokaunteya Vairagena Chakriyate, di cui parla Krishna, significa proprio questo. Significa praticare la coscienza di Krishna in una maniera appropriata. Allora, come facevano Srila Prabhupada in questa lezione, di questo verso, racconta la storia di Raghunath Das Goswami. Dice Raghunath Das Goswami era molto ricco, apparteneva a una famiglia molto nobile, però fin da bambino ha avuto l'associazione di Haridas Thakur, addirittura, quando era bambino, di Chaitanya Mahaprabhu, quando ancora era un infante. E quindi aveva un forte attaccamento per il signor Chaitanya e voleva sempre lasciare la casa. E i genitori avevano paura che questo bambino scomparisse, fuggisse via, no? E allora lo sposarono con una bellissima ragazza. Ma lui era totalmente disinteressato, non aveva interesse, no? E cercava sempre di fuggire. E suo padre, perché era molto ricco, Srila Prabhupada racconta, mandò 4 servitori per recuperarlo. Però videro che era impossibile, perché lui scappava sempre, fuggiva sempre. E alla fine arrivò a Jagannath Puri. Allora il padre pensò, gli mando dei soldi, almeno come fanno tutti i padri, no? Gli mando qualche soldo, almeno non farà la fame questo ragazzo, così, perché era giovane. E gli mandava dei soldi mensilmente, no? E lui cosa faceva con i soldi? Faceva delle grandi feste per i devoti, quindi invitava sannyasi, devoti rinunciati, e faceva grandi feste, tra i quali anche Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu aveva un servitore che si chiama Govinda Das, che tra l'altro era suo confratello, e quindi Chaitanya Mahaprabhu era molto esitante a accettare il servizio da lui, però il suo maestro spirituale lo obbligò, disse: devi accettare il servizio anche da un tuo confratello. E Govinda Das era confratello di Chaitanya Mahaprabhu, era il suo servitore, no? E lo portava da Raghunath Das Goswami a mangiare quello che lui, la festa che preparavano, finché un giorno Raghunath Das Goswami non fece più nessun pranzo, non cucinava più per i sannyasi, per questi devoti, no? Allora Chaitanya Mahaprabhu disse: cosa è successo? E Govinda Das gli disse: ha rinunciato anche ai soldi del padre, non vuole più i soldi del padre, quindi non fa più queste feste, ma adesso fa l'elemosina davanti al tempio del signor Jagannath. Quindi questo ragazzo giovane, ricchissimo, era con la mano stesa davanti al tempio del signor Jagannath e elemosinavano e mangiava solo quello che gli davano. E Chaitanya Mahaprabhu fu molto contento e disse a Govinda Das: di lì sono molto contento che ha fatto questa rinuncia. E dopo qualche giorno il signor Chaitanya non lo vide più davanti al tempio del signor Jagannath. Disse: che fine ha fatto? Chiese a Govinda Das dove è andato a finire, no? Gli disse: adesso non elemosina più e praticamente va in giro raccogliendo un po' di riso buttato via così e mangia solo quello, no? Allora Chaitanya Mahaprabhu disse: molto bene. E poi disse: portagli un messaggio a Raghunath Das Goswami e digli che sono contento di lui, ma sono molto arrabbiato con lui, perché mangia delle cose meravigliose, fa delle grandi feste e non mi ha più invitato. Non mi è più invitato a mangiare il riso che raccogli, perché Chaitanya Mahaprabhu lo riconsiderava una grande festa. E andò e disse: mi dispiace che non ho invitato, ma sono venuto lo stesso, no? E disse: dov'è il riso che tu mangi? E Raghunath Das Goswami disse: non posso darti queste cose, questi avanzi che io trovo per la strada, no? Disse: ma questa era una festa per me, il cibo che tu mangi. E Chaitanya Mahaprabhu andò a cercare questo cibo e mangiò questo riso. E Chaitanya Mahaprabhu vedeva che il signor Chaitanya e Raghunath Das Goswami, vedendo che il signor Chaitanya mangiava queste cose, era molto dispiaciuto. E quindi si mise di raccogliere anche il riso che trovava per la strada. E non mangiava più. Mangiava poche gocce di burro un giorno sì, un giorno no.
E Cetara Mahaprabhu sapeva queste cose ed era molto felice della sua rinuncia. Allora Srila Prabhupada, mentre racconta questa storia, dice: non imitate Raghunath Das Goswami, parlando di questo verso, ma che dice: chi mangia troppo, chi mangia poco, chi dorme troppo, dorme poco. Dice: non imitate Raghunath Das Goswami, perché non è possibile seguirlo. Però, dice Srila Prabhupada, comprendete, è quello che dice nel commento, che una persona che risveglia la coscienza di Krishna diventa automaticamente distaccato, diventa automaticamente la persona migliore, diventa una persona meravigliosa. Raghunath Das Goswami era ricchissimo, gradualmente lasciò tutto, completamente tutto, e lui aveva fatto un voto, cantava 100.000 nomi al giorno, che sono praticamente 64 giri, quindi noi ne cantiamo 16, lui cantava 100.000 nomi, 64 giri al giorno, e faceva 1.000 omaggi ai Vaishnava che incontrava ogni giorno, e 1.000 omaggi alle divinità. Quindi questo era il suo voto che teneva ogni giorno, no? Allora non è possibile controllare la mente, non è possibile diventare dei yogi se uno non sviluppa la coscienza di Krishna. Allora la cosa fondamentale dentro di noi è risvegliare gradualmente la coscienza di Krishna. Dobbiamo sentire l'urgenza di diventare cosciente di Krishna. Questo è l'insegnamento che ci dà Krishna in questo capitolo della Bhagavad Gita. Se non c'è questa urgenza, non c'è questo appetito, è impossibile controllare la mente. È impossibile, perché una persona non si sente felice internamente. Parandristva nivartate, dice un'altra parte della Bhagavad Gita. Soltanto colui che sperimenta la coscienza di Krishna, sperimenta un gusto superiore, sperimenta il gusto vero. La coscienza di Krishna è piacevole. Stamattina dicevamo lo Sveta Prabhu, no? È piacevole. Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, la coscienza di Krishna si pratica con piacere. E ogni passo i devoti, bodhayanta parasparam, tusyanti chara manticha, sperimentano una grande felicità. Per esempio, una cosa che mi viene alla mente, no? Krishna Prabhupada, anche nei momenti più difficili, nei momenti più tristi, a Bombay avevano abbattuto il tempio che aveva appena costruito, Radha Rasa Bihari, a Bombay. Quindi erano arrivate le guardie, la municipalità, e avevano abbattuto il tempio, con le divinità dentro, un piccolo tempio. Quindi è un'attività molto demoniaca, no? E Srila Prabhupada era molto disturbato, molto, per poter immaginare quanto era disturbato. Ma lui, comunque, al mattino faceva la lezione di Srimad Bhagavatam, si sedeva, cantava e parlava di Krishna. Non importa cosa succedeva nel mondo, non importa quali erano le circostanze, le condizioni in cui versava il suo movimento, i suoi devoti, non importa. Così il devoto deve essere capace di sviluppare una coscienza di Krishna tale che davanti a ogni evenienza può vedere la verità. Non è che il devoto è un pazzo, non è che è un fanatico, è un matto, no? Non è che magari muore un caro o sta male una persona, non è che il devoto è insensibile, però il devoto sa collegare, impara a collegare nella sua vita ogni cosa al posto giusto, sa che ogni cosa è mossa dal Signore Supremo, e nessuno è più benevolo, è più gentile, è più maestro. Rishikesh, Yogeshwar sono i nomi di Krishna, no? Nessuno è più capace di lui di fare le cose giuste per tutti noi, per ogni persona. Questo significa diventare cosciente di Krishna. Se no, come fa il devoto a essere sorridente, a essere sereno, a essere pacifico? C'era un ragazzo che raccontava di Srila Prabhupada, che i primi giorni che era a New York, no? E lo vedeva dopo, raccontava ai devoti, che lo vedeva durante le lezioni di yoga, parlando di yoga, no? Da questo dottor Mish, no? E diceva: io sono entrato, ho visto centinaia di persone, e questo sannyasi, cosiddetto sannyasi indiano, vestito, diceva, aveva una tunica gialla, oro, scintillante, così, con tutto il suo atteggiamento di yogi, come fanno quelli che insegnano yoga nelle palestre, no? E diceva: io ho cercato un posto per sedermi, sono andato in fondo, e giù in fondo ho visto un anziano vestito di rosa, racconta questo ragazzo, e detto, aveva un sacchettino, mentre c'era la lezione aveva la mano nel sacchetto e sentivo che pregava e cantava Hare Krishna. Mentre questo dottor Mishra raccontava le sue sciocchezze, con tutto rispetto ovviamente,
impersonali, eccetera, a questi ragazzi, Srila Prabhupada pazientemente in fondo cantava Hare Krishna. E lui diceva, lo sentivo pregare, e ha scritto questo ragazzo, ha detto, com'era sereno, com'era tranquillo. Praticamente era solo, non aveva soldi, era ospite da questo dottor Mishra, ma com'era sereno. E cosa faceva Srila Prabhupada? Girava per New York con il freddo, il gelo che c'era in questi giorni, cercando un tempio, cercando di